raccontava prima il sindaco, il mercato ci siamo meno in disposizione, su altri progetti che abbiamo sempre a disposizione, non totalmente, quindi questa è solamente una nostra giusta, secondo me, dove ci stanno gli autobus, se ci sono diverse, il parcheggio la rimessa dell'asta, così come appunto pensiamo che sia giusto che, ma ripeterlo, doverlo ripetere ci sembra, sì, voglio dire, che è superfluo. L'unica cosa che devo dire su questa cosa è che noi quando, prima ancora dell'insediamento, dell'elezione del sindaco, noi quando c'era questo dibattito sui giornali, noi abbiamo fatto una lettera per dire che noi avevamo questa area che ci sembrava inutilizzata su un investimento pubblico ed era completamente abbandonata, pensando e vedendo che se ne doveva fare un'altra nuova completamente, l'abbiamo messa a disposizione del territorio visto che noi non la utilizziamo. Questo ci è sembrato il principio fondamentale. Perché vi dico questo? Perché noi stiamo tentando di far rivivere e rendere produttive investimenti pubblici fatti nel passato e abbandonati, che come qualche collega vostro appunto qua sa, ce ne sono stati tanti nell'area industriale che sono abbandonati, assieme al comune e assieme agli altri enti che stanno nel territorio, quindi provincia, l'ENI stesso, con cui stiamo avendo un rapporto molto, molto serio e molto nuovo con un reciproco rispetto, stiamo portando avanti delle iniziative che sicuramente sembrano delle innovazioni, ma che sono delle naturali estrinsecazioni dei nostri ruoli. I piccoli interventi a cui faceva diciamo, il sindaco cosa sono? Quali piccoli? Servono, cioè, per renderlo subito operativo, dei piccoli interventi. Cosa bisogna farci? Cioè, a parte togliere. Ma non bisogna ripristinare un po' quelle che sono le attrezzature. No, ma è realizzata questa ripista? L'area industriale? L'elipista? Ma considero che sicuramente sia stata fatta alla fine degli anni 90. Allora io ho scrissi una lettera all'assessore. Fu anche un articolo sul giornale, non ricordo male, perché leggevo che c'era un dibattito se farlo a Niscemi, se farlo a Mazzarino, se farlo non lo so dove, quando ce n'era una che era già realizzata, quindi nuovamente fare degli investimenti ci sembrava, tra l'altro in una zona che può essere anche, voglio dire, facilmente secondo me raggiungibile, se poi lo consideriamo con il progetto che noi stiamo facendo e che riteniamo possa essere finanziato dell'asse attrezzato, completamente dell'asse attrezzato, e considerate che quella così diventa una cosa molto più fruibile, molto più raggiungibile anche da chi viene da Niscemi anziché da Putera o da altri posti.